Si può pensare che io vada a giro senza una GoPro? Ragazzi, buongiorno e benvenuti sul canale Nuvole e Montagne. Io sono Elia e questo personaggio accanto a me è Yaris. Buongiorno, buongiorno. Stiamo partendo per una nuova avventura. Yaris, spiegaci brevemente quello che andremo a fare oggi. One eternity later. Allora, anellino, 10 km, si parte da Forno Volasco. In realtà siamo già partiti. Si prende il 6, si arriva più o meno in cresta. Poi si percorre, si fa la via ferrata. Sì, Monteforato, si fa la via ferrata. 110. E poi discendere sul 130, sì. Gli orologi sono carichi. I bastoncini stanno già andando. L'itinerario sarà in cresta anche. Quello che ci piace. Siamo cristaioli, no? Invece di essere cristaioli. Sì. Dai, ci piace. E nulla, per adesso continuiamo su questo bel percorso, però al fresco. Sì, al fresco. Comunque siamo all'attracco del primo tratto. Adesso il sentiero si fa difficile. Abbiamo fatto saltare tutta la parte noiosa di bosco, anche se era la più bella. Il procinto è bellissimo. Parto io. Sì, questo primo pezzo non è male, eh. Divertente questo, vedi? La grotta è la morte. Sembra incredibile, ma sta piovendo. Aggiornamento dal fronte, abbiamo finito di mangiare. Adesso stiamo ripartendo in una grotta, beh, quella avete visto prima, anche perché stava piovendo. Ora c'è un po' di vento, ci si riprende un attimo. E adesso stiamo effettuando questo sentiero in cresta, come vedete, ve lo mostro così. Noi dobbiamo fare tutta la cresta fino ad arrivare lassù in cima e poi scendiamo giù e torniamo a Forno Volasco, che rimane esattamente laggiù, quindi sotto. Non si vede, ma noi lo avevamo visto prima. Questa è la via, ragazzi. Se voi non siete ancora venuti qui, vi lascio sotto il GPX, così almeno vi fate un'escursione degna di essere chiamata escursione sulle Alpi Apuane. Siccome il cappello, visto? Made by Yaris. Ok, dopo una bella ignorante salita, quasi 1000 metri di dislivello, adesso scendiamo molto arrogantemente per altri 700-800 e raggiungiamo il posto. Oramai la cresta è finita, la sella è finita, la via ferrata è finita da mo, quindi penso ci rivediamo direttamente alla giusta di andare a fare il bagno ghiaccio. L'acqua è bella presa, però si prova anche a fare il bagno ghiaccio, eh? Più bello, uno dei tanti momenti più belli in realtà. Non avete nemmeno un'idea di quanto sia fredda quest'acqua. Oh! Oddio! Oh! Solo per questo vale la pena venire qui, ragazzi. Solo per questo. Oddio! Snoop Dogg.